Io penso che ricordare significa ricordare le cose che c'erano, che sono capitate e le tragedie che i testimoni ci raccontano. Parete ne è un esempio clamoroso e eroico, perché ognuno di questi testimoni è portatore di una dimensione di eroismo assolutamente vissuta con la chiarezza di chi scopre la forza dentro di sé di fronte al problema. Cioè, improvvisamente persone semplici, normali, tranquille, scoprono di essere eroi e viceversa, anche il contrario. Il messaggio è studiate, 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 perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Ha detto oggi a Pescara il giornalista e scrittore Giovanni Minoli, ospite d'onore dell'evento Premio Parete e ricordo di Armando Parete, dedicato al vice brigadiere della Guardia di Finanza originario di Abateggio, che durante la Seconda Guerra Mondiale era stato deportato a Dachau e che ha raccontato nel corso di tanti incontri e manifestazioni le atrocità vissute nel campo di sterminio e l'Olocausto. È stato proprio Minoli al quale è stata donata una scultura in pietra della Maiella, Rinascita, creata per l'occasione dall'artista Luigi Dallimonte, a comunicare al folto pubblico presente alla cerimonia il nome del vincitore dell'edizione 2019 del premio Armando Parete, l'imprenditore Gianni Tamburi. La caserma che porta il nome del militare morto nel 2016 all'età di 93 anni sul lungomare Papa Giovanni XXIII ha ospitato l'iniziativa che ha visto la presenza di autorità civili e militari e Donato Parete, figlio di Armando. Nel corso della cerimonia è stato proiettato un raro video documento dal titolo Chi sapeva, realizzato da Giovanni Minoli, che fornisce risposte sui grandi interrogativi della Shoah. Il giornalista scrittore ha evidenziato che se tutti sapevano tutto, come è potuto accadere? Le istituzioni hanno scelto che era più importante vincere la guerra e sconfiggere la Germania e non occuparsi del problema dei campi di concentramento. Ricordare significa far conoscere cosa è accaduto, come ha fatto Armando Parete.